Buongiorno, allora mi presento per chi non mi conosce. Mi chiamo Dalia Bukhefa, sono algerina. Prima ero un associo di IRA, dopo ho creato un'associazione culturale che si chiama ADA, e la sede sta in Algeria. Ho già collaborato con Maria Pia per ritratto di sette donne. Sì. Si raccontano, è stata un'esperienza veramente unica. E noi stiamo mettendo a posto un tipo di ponte tra l'Algeria e l'Italia, anche se abbiamo alcuni problemi di visti. Dobbiamo risolvere un problema. Ci sono tanti artisti che nemmeno chiedono soldi per venire, si impegnano a fare tutto da soli, però non so, sono molto commossa che non sono qui. Perché non le rilasciano facilmente, però andiamo avanti e siamo pronti, la Algeria è pronta a fare quei scambi. Abbiamo vari progetti con la Dila e con il Sestante, con Maria Vida, e spero bene per tutti e andiamo a collaborare prima. È molto importante perché l'arte deve essere universale, la cultura deve essere trasmessa. Io vi trasmetto la cultura algerina e vorrei bene avere un po' di cultura vostra in Algeria. Infatti, in questo ritratto di sette donne si raccontano, è stato, voler capire come si è trasformata anche la capitale romana ora, rispetto a quella descritta da Pasolini, no? Quando le donne, sette donne si raccontano, cioè quella degli anni 60 a quella di oggi. Oggi abbiamo una capitale che è fatta da donne straniere e quindi l'identità non è più solo quella che creano, un'identità cosmopolita. Comunque nella stessa identità cosmopolita noi troviamo le stesse esigenze. Alla fine qual è il punto? Che la donna, se rispetta la sua identità e le sue necessità prima, non cambia da paese a paese, abbiamo tutte le stesse necessità, anche nel diverso noi abbiamo le stesse esigenze culturali, le stesse esigenze di affermarci, le stesse esigenze con i figli. E questo è stato questo lavoro, raccontarsi di queste donne, che, tra le quali appunto avevamo Dalila Bukhefa, per molto una spagnola, un argentino, Su Mijo dalla Corea, con le rispettive esperienze di donne che si sono trasferite a Roma e hanno lavorato a Roma 30 anni, dando vita anche a, diciamo, dei movimenti culturali come Maria Vittoria De Nigia, per esempio, che ha fondato a Martango questa scuola di danza in Argentina a livello istituzionale, quindi inserendosi anche in quello che è un contesto di capitale, un contesto di metropoli, un contesto italiano, e diventando praticamente cittadina a pieno titolo italiano, ma nella sinergia, voglio dire, tra quello che proviene dalla sua cultura di origine e quella che è la nostra cultura, nel rispetto del cibo. Vorrei passare un attimo, vorrei invitare a tavolo Gianfilippo, autore delle opere di Granelli di Sabbia, perché in questa pubblicazione delle diversi, questi attimi d'amore, come li definisce Andrea Sporcigna in una bellissima recensione che manda in spagnolo, l'artista inserisce delle opere tratte dal suo discorso impatto ambientale, e di questo che vorrei invitare appunto l'artista a parlare. Non si tratta quindi tanto di raccontare il perché sono state inserite nelle opere, perché è un discorso autonomo, cioè i versi sono autonomi da quanto riguarda l'opera artistica, non l'opera pittorica. Io invito Gianfilippo a parlare del tema dell'impatto ambientale per chiudere un po' questa edizione del Luxit 2019.
grazie a tutti, grazie a Maria Pia, grazie anche alla casa editrice Sextante, grazie a Lucia Marti che non è qui presente, che anche col suo consenso ho avuto la possibilità di inserire in questa immagine questo bellissimo libro di poesie. E adesso è ormai alcuni anni che porto avanti questo discorso, il tema creato sull'impatto ambientale. Ho iniziato il mio lavoro dal 2013 e ho inserito dentro dei lavori che parlano della desertificazione, deforestazione, dell'aumento della, come si chiama, delle temperature, e questo causa diversi problemi a livello ambientale. Il fatto di quando ho pensato, di lavorare su questo tema, ho riflettuto molto, perché mi sono detto: come faccio a creare un messaggio e nello stesso tempo rendere un lavoro, un'opera d'arte, almeno penso che sia venuto fuori bene, e che sia esteticamente bello. Ecco, questo è stata una cosa molto più difficile, perché secondo me l'arte è divisa in due parti. Allora c'è l'arte, quella decorativa, quella che, in cui uno appende un quadro in casa e gli arreda la casa, e poi c'è un altro aspetto dell'arte, che è quello di un valore aggiunto, che è quello che deve dare un messaggio. E giustamente l'artista, l'arte in sé, deve insomma dare un messaggio nell'epoca in cui sta vivendo. E la nostra epoca in cui stiamo vivendo, c'è questa sensibilità verso l'ambiente molto forte, e i cambiamenti climatici attualmente sono sotto i nostri occhi. E niente, ringrazio il programma di Pia. Iniziamo di nuovo. Ora facciamo partire dei video di Bruno Mancini, che ho portato appositamente per questo sito, e la situazione di Milan per la sua perseverare la sua costanza, diciamo così, a portare avanti un aspetto editoriale in questa manifesta finale del Book City, che a volte non trova il riscontro che quale dovrebbe avere, ma purtroppo stiamo vivendo questa mancanza di attenzione riguardo alla lettura. O comunque non è solo una questione problema di città eccetera, ma un problema generale in Italia, c'è cioè un abbassamento dei lettori, e questo parte anche da un'educazione purtroppo scolastica che non punta tanto a formare i ragazzi, ma a formattare. Io su questo sono molto drastica e inviterei gli educatori a fare delle forti riflessioni su questi punti e a ritornare a cercare di far capire quanto a un bambino una lettura eccetera possa dare, possa aprire un mondo, no? Ormai invece sono questi videogiochi, sono queste per le quali, se il bambino del resto viene a mancare, sembra un bambino isolato, sembra un bambino al quale viene sottratto un qualche cosa, mentre invece già in America hanno scoperto che al bambino viene sottratto invece il 50% della capacità cognitiva, e qui in Italia ancora non vogliono metterlo. Per cui mi auguro appunto che ci sia una presa di coscienza in questo senso, che ci siano ragazzi che suonano di più, come i ragazzi che hanno dimostrato questo talento oggi dell'Istituto Comprensivo appunto di Bergamo, e mi auspico che ci sia una volontà appunto da parte delle istituzioni, che è sempre latitante, ma delle singole persone e dei singoli presidenti di associazioni varie, che si congiungano e promuovano sempre di più, laddove possono, in sede istituzionale, ma anche, voglio dire, in sedi private, eccetera, eccetera, tutto quello che hanno a disposizione per incentivare queste
pensi di perché sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri, e poi chissà resterà per sempre pazza, bislacca come noi, sempre un po' ruffiana per la mia smania di abbracciarti, tenerezze e baci e ti gingillo i ricciolini, mentre è giunta ormai l'oscurità accarezzo il tuo collo e già mi accorgo che ti stai abbandonando un fremito nella penombra insieme a me. Notte dentro te, senza paura dei tuoi ma, sogni dentro me, scordando abissi di perché sempre siamo noi innamorati, ma di più l'ombra è già fuggita senza sapere dove andrà. Ci risveglieremo un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine via al brivido più lungo. Avvinti e tu mi inviterai infine via al brivido più lungo, nel più bel sogno del nostro mondo, nella realtà. Thank you.
fossi stata solo figlia, se io fossi stata sola, se io fossi stata, se io fossi, se io sì, per vicoli stretti e fumosi, attenta, smarrita, avrei venduto gli occhi. Se io fossi stata solo sposa, se io fossi stata solo, se io fossi stata, se io fossi, se io, se, per gli uccidini mimetici, solitaria rarità, avrei gelato le parole. Se io fossi stata solo madre, se io fossi stata solo, se io fossi stata, se io fossi, se io, se per figlio e voglia, condannata, smarrita, avrei sedato i suoni. Se io fossi stata solo donna, se io fossi stata solo, se io fossi stata, se io fossi, se, se, per fuori, fuori, disumano, paradiso per tutti, avrei tritato i pensieri. Ora tu, offendimi con Alba Boreale e poi sussurrami di tuoni di tempesta, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi mi ritrovami nelle bugie dei sogni. Io vivo da sera, quasi fossi vestale attenta. Thank you.
non c'è più sogno nel mio destino. Ucciderete la morte come un chiodo al muro. Il riccio biondo del pupo, dondolio di pesci tropicali. Accenderete la vita come un bagliore, un guizzo di serpente corallo, il canto di chimiche medusa. Nella mia vita il sogno, nella mia morte il doppio.